È davvero un'emozione per me essere qui alla fine di questi 3 anni del mio mandato. Ci sono stati momenti bellissimi, come quando abbiamo festeggiato tutti insieme i 30 anni dell'Ape Industria, nel teatro sociale, gremito da tutti i soci. Poi ci sono stati anche momenti molto, molto duri, direi proprio durissimi, proprio come quelli del lockdown, con la pandemia, che ci sembrava non darci futuro. Ne parleremo anche con il nostro ospite, Don Giulio Della Vite, segretario della Curia Generale di Bergamo, che sarà in collegamento con noi e che ringrazio sin d'ora. Questa relazione, però, cari soci, sarà diversa dalle altre. Penso che in questi momenti sia importante pesare le parole, fare sintesi e soprattutto ascoltare le imprese. Per questo abbiamo chiesto a 3 colleghi imprenditori di accoglierci presso le loro aziende per collegarsi in diretta con noi e parlare di memoria, di futuro e di famiglia. Sono 3 aziende manifatturiere che si trovano nel basso, nel medio e nell'alto, quindi copriremo tutto il nostro territorio mantovano. Come avete visto, stiamo andando a Cicognara. Vedremo. Regia. Stiamo provando a collegarci con la Picard. Vedete che è tutto in diretta, quindi eccolo, ecco la Picard. Oddio, cosa è A che punto successo? siamo? Ecco perché non si collegavano. C'è stato un piccolo intoppo. Ponte transitabile. Ma dove siete? Dovremmo essere verso il ponte di Barche, però non vediamo Giacomo? niente. Giacomo, dove siete? Ecco, Giacomo. Sì, siete sul ponte di Barche, vi vedo. Sì, sento in effetti che ci siamo. Adesso, Rispetta i insomma. limiti. Purtroppo tu non vedi nulla, ma. No, no, infatti abbiamo fiducia nel guidatore. Come avete visto, stiamo andando a Cicognara, dove ci collegheremo con Pennelli Cinghiale, un'azienda storica del territorio mantovano, ma soprattutto un'azienda che racconta il distretto dei pennelli, delle spazzole e delle scope, con Eleonora Calavalle, rappresentante della terza generazione impegnata in azienda, parleremo di memoria. Mai come oggi è importante recuperare la storia e le tradizioni delle nostre imprese. Gli imprenditori sono abituati a guardare avanti, ma non bisogna dimenticare le radici e la nostra storia. Non si tratta di un recupero nostalgico, ma di una valorizzazione del saper fare, del know-how che è stato tramandato negli anni. Le imprese non sono musei, ma luoghi del fare, dove si vive nella cultura del lavoro e si costruisce ogni giorno il futuro del nostro paese. Conoscere la nostra storia e conservarla è importante anche e soprattutto per le nuove generazioni che altrimenti non riescono a capire cosa sia davvero la nostra azienda. Una comunità di persone che condividono passioni, entusiasmo e sacrificio. Chiedo quindi alla regia se mi apre il collegamento con i nostri inviati da Sì, Cicognara. Elisa, sì, abbiamo qualche problema di collegamento, ma Ah. adesso dovremmo riuscire a entrare, eh. Infatti Scusa un vedo che attimo. c'è stato un attimo Eccoci di. qua. Ah, si era fermato, ora è ripreso, Giacomo. Vedo l'azienda, perfetto. Poi vedremo Eleonora Calavalle. Eccola qui. Buongiorno Eleonora. La vostra azienda certo non ha bisogno di presentazioni. Tutti hanno nella memoria lo spot del grande pennello. Sappiamo che state lavorando su un progetto che valorizza la vostra memoria aziendale per costruire un nuovo futuro. Ce lo può raccontare? Grazie, grazie Lisa, grazie Api per questa diretta che mi consente di svelare qualcosa di più su questo progetto.
la nostra Galleria del Tempo, la chiamiamo così perché la parola museo non ci piace tanto. E siamo convinti che sarà un progetto che valorizzerà non solo il nostro brand, la nostra azienda, ma tutto il distretto produttivo di Cicognara. La Galleria del Tempo racconterà la storia di Pennelli Cinghiale, che nasce nel 1945 e che si intreccia fortemente con la storia della nostra famiglia. Ovviamente una parte di rilievo sarà dedicata alla storia di come la grande pubblicità di Pennelli Cinghiale, la famosa pubblicità, è nata. Una grande tensione verso il futuro all'interno della galleria, grazie alla presentazione in anteprima di quelli che saranno i progetti che di volta in volta Pennelli Cinghiale sposerà attraverso delle collaborazioni molto importanti con design brand, ovviamente made in Italy, e anche, perché no, con un pizzico di arte contemporanea. Ovviamente sempre all'insegna dell'eccellenza, della qualità e, mi ripeto, del grande made in Italy. Bellissimo. Da quanto ci ha raccontato, la memoria di un'azienda è fatta di prodotti, di qualità, ma soprattutto dei sogni dell'imprenditore e delle voci e della passione dei suoi collaboratori. Cos'è la cosa più bella che sta sperimentando nella costruzione di questa galleria? Si potrebbe pensare che il momento più emozionante, più toccante, sia quello in cui si vanno a riaprire questi vecchi bauli conservati in soffitta e si ritrovano questi prodotti degli anni 50, prototipi, documenti, magari fotografie. E invece non è stato il momento più emozionante. Il momento, diciamo, più toccante sicuramente è stato sentire le testimonianze delle persone che hanno contribuito alla creazione di un grande marchio, di una grande azienda. Chi ci segue sui social media ha potuto sentire quanta passione c'è dietro la creazione di un pennello, di un rullo e oggi anche di una pittura cinghiale. Siamo contenti del grande progetto che sta per nascere e in bocca al lupo a tutti. Buon lavoro. Grazie, Eleonora. Abbiamo sentito l'emozione proprio nella voce di Eleonora, che ringrazio ancora per aver condiviso con noi il progetto della galleria. È il recupero di una memoria che non è nostalgia, ma uno slancio verso il futuro. E alla base di questa storia c'è proprio il successo dell'imprenditore e della sua famiglia. Per questo stiamo andando verso l'Alto Mantovano. Chiedo alla regia di far partire la grafica. Ci dirigiamo verso Guidizzolo, dove incontreremo Valentino Cappa dell'OMK. Vedo che la grafica è partita, perfetto. La famiglia può essere la forza di un'azienda, ma anche la sua debolezza. Tutto dipende sempre dalla voglia delle persone di confrontarsi, di condividere obiettivi comuni. Lo so bene anch'io, che sono entrata in azienda con mio fratello e ho sempre respirato un'aria di impresa in famiglia. Mio padre ci ha dato la possibilità di crescere, di fare tanta esperienza, che è anche un modo elegante, a volte quando si sbagliava si facevano errori. Però gli errori ti fanno crescere. Il vero segreto di un passaggio generazionale ben riuscito è quello della convivenza fra le generazioni. Solo così si può far tesoro dell'esperienza dei senior e sviluppare l'azienda grazie all'entusiasmo dei junior. Quante volte abbiamo sentito criticare le piccole e medie industrie a trazione familiare? Eppure noi siamo ancora qui. E in questa emergenza che ci ha colpito duramente, sono state le nostre imprese a non cedere, anzi, proprio a rilanciare. Nelle nostre aziende le persone non sono considerate dei numeri, ma dei talenti da far crescere. Noi spesso ci sentiamo degli allenatori che puntano a tirar fuori il meglio della loro squadra e dalla famiglia. Per me è vincente una chiara definizione dei ruoli aziendali che consente a ciascuno di sviluppare i propri punti di forza. Le aziende familiari non puntano a dividendi immediati, ma alla continuità aziendale e sono fortemente legate proprio al proprio territorio. Questo è un valore che è stato fondamentale in questa pandemia. Per questo abbiamo voluto ascoltare la storia proprio di un'impresa familiare, l'OMK di Guidizzolo.
Chiedo alla regia se c'è proprio il collegamento con... Ecco qua, la Picard. Buon viaggio. È partita. Stiamo andando verso Guidizzolo. Giacomo, dove siete? Ah, penso ancora... verso Guidizzolo. Ancora un po' indietro. Ecco, ecco, ecco Guidizzolo. Bene. Sì, secondo me siamo fermi perché noi non vediamo niente. Okay. Sì, vedo che le strade di Mantova con i buchi si riconoscono, eccoci qua. Sì, sento vedo che rallenta, secondo me siamo arrivati. Siamo arrivati, velocissimi, perfetto. Ecco Valentino. Buongiorno Valentino, abbiamo parlato di famiglia, di passaggio generazionale in questo momento. Voi avete già affrontato questo momento proprio l'anno scorso, 50 anni in azienda, complimenti. Qual è il segreto del successo dell'azienda familiare? Però, mi sente Valentino? Mi senti? Il segreto alla fine ecco. È il conoscere le persone che si hanno a fianco, fratello, genitori, con cui lavoriamo a stretto contatto tutti i giorni e si conoscono sia i punti deboli che i punti di forza su cui poter appoggiarsi o avere un confronto costruttivo. Alla fine, oltre a rose e fiori, ci sono anche tante spine. I problemi me li porto o ce li portiamo a casa molte volte, anche se ne discute anche a pranzo, a cena, durante qualsiasi momento si cerca di collaborare o di esporre i problemi cercando di risolverli. L'importante ecco, è parlarne sempre e ognuno che dica il suo punto di vista. Quindi, caro Valentino, sulla base della vostra esperienza e azienda familiare, è vincente se si rispettano le diversità e si condividono quindi gli stessi obiettivi. Qual è però la cosa più bella che ci puoi raccontare in questo percorso di famiglia? Allora, una delle ultime cose che ci sono capitate è stato l'evento del 50° che abbiamo fatto a settembre dell'anno scorso, a cui hanno partecipato tutti i dipendenti, clienti, fornitori. È stata una bellissima serata in compagnia di tutti. E il merito è anche di Giacomo, dell'associazione API e di tutti quelli che hanno partecipato. La ricchezza dell'azienda sono le persone e le relazioni e in quell'evento c'era tutto. Grazie Valentino per la tua onestà proprio nel raccontare questa esperienza che non è naturalmente tutta rose e fiori come hai raccontato tu, ma che guarda al futuro con tantissima convinzione. Il futuro è il tema fondamentale di questa nostra assemblea, il futuro non solo delle aziende, ma anche di API Industria, con un'elezione che auspichiamo porti conferme e novità. Una convivenza tra nuovi consiglieri e consiglieri di esperienza. Di futuro e soprattutto di giovani vorremmo però parlare ora con un'azienda che ha una sede proprio a Mantova. Chiedo quindi alla regia di mandare un'altra grafica, così ci consentirà di seguire la nostra API Car, eccola, partita, in questo viaggio attraverso la provincia e andremo proprio in azienda Belleli. Ecco la grafica partita. Può sembrare strano parlare di futuro con un'azienda che ha oltre 70 anni di storia, eppure sono proprio queste aziende ad avere una passione vera e propria per i giovani. Sì, perché sono davvero i giovani il vero investimento per le aziende e per il paese. È per questo che non riusciamo a capire un paese che a parole investe sui giovani e invece nei fatti li respinge. Manca un vero collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro. Sono convinta che sarebbe fondamentale valorizzare le esperienze di stage e dei tirocini con persone
che riescano ad essere inserite in percorsi che devono essere costruiti insieme alle imprese. Sono altresì convinta che gli imprenditori devono entrare nella scuola, ma senza timore, con la pazienza di capire che i risultati non si ottengono in pochi mesi. Il nostro Paese ha la fortuna di avere aziende come le PMI, dove veramente un giovane può crescere con calma, può sviluppare i propri talenti, sentirsi parte di un progetto, però non possiamo fare certo tutto da soli. Occorre fare cultura sui ragazzi e sulle famiglie. Il lavoro manuale non è una scelta inferiore rispetto ad un lavoro d'ufficio. Le scuole tecniche professionali non sono scuole di serie B. La scelta dell'università deve essere fatta da chi ha degli obiettivi precisi e non considerata un parcheggio nel caso in cui non si trovi lavoro subito dopo il diploma. Mi piacerebbe che le aziende e le scuole del territorio riuscissero a creare una collaborazione vera per crescere insieme. Non è più il tempo dei comparti stagni, ma della condivisione di obiettivi e della collaborazione. Chiedo alla regia se mi apre il collegamento dei nostri inviati. Ecco. Sono partiti verso Velleli. Prendere la seconda uscita. Attenzione, rallenta. Meglio rallentare perché... ma questa sosta, Giacomo? Sì, guarda che c'è l'ingegner Fedeli che ci aspetta, è meglio accelerare secondo me. Ecco, beh, già qui siamo insomma abbastanza vicini. Mi confermi che stiamo andando in direzione giusta, Elisa? Sì, svoltare siamo leggermente a sinistra. Ecco, qua siamo praticamente davanti all'azienda. Attenzione perché è molto grande, non vorrei che all'interno con la Picard vi perdeste, perché speriamo che vi facciano... Giacomo, dove state andando? Secondo me vi ha detto la Darsena, adesso penso che arrivi fin là, poi vediamo se riusciamo a tornare. Secondo me stiamo andando alla Darsena. Siete alla Darsena, a questo punto... Aspetta che attenzione, dobbiamo tornare indietro. Fallo fermare. Torniamo indietro. Attenzione. Porta pazienza, perché ancora pochi secondi che sì. Non arriviamo. Cambia marcia. Oh, là. Perfetto. Quindi stiamo per collegarci con l'ingegner Paolo Fedeli. Buongiorno ingegnere, grazie per queste immagini davvero emozionanti. Abbiamo parlato di futuro e sappiamo che voi state investendo sui giovani con un progetto molto innovativo. Ce lo può raccontare in breve? Beh, in effetti il progetto ve lo racconto volentieri, perché è un progetto che ha colpito come un Big Bang la nostra azienda. È un progetto che nasce con come master aziendale, anche se il nome non è propriamente detto, è un corso di alta formazione in caldareria. La caldareria è l'ingegneria degli apparecchi in pressione, è un mestiere storico che però diciamo ha bisogno di essere riportato al lustro, e in questo abbiamo trovato nell'Università di Modena e Reggio Emilia un grande aiuto, e praticamente abbiamo inserito 23 studenti presso di noi con formazione propria, con formatori propri, tutti laureati magistrali in ingegneria meccanica, chimica, nucleare addirittura e ambientale o gestionale, nella nostra macchina. E quindi loro hanno cominciato prima con formazione teorica, e ad oggi sono tutti inseriti con uno strumento di tirocinio formativo
nei quadri aziendali in cui stanno mettendo in pratica tutto quello che hanno studiato nei primi mesi del loro inserimento nella pratica. Quindi è un ponte tra mondo della formazione e mondo del lavoro, è una grande opportunità credo per loro, ma sicuramente e soprattutto una grande opportunità per l'azienda vista a futuro. Beh, per un giovane è un'esperienza davvero unica quella che ci ha raccontato, veramente. In un paese che parla di giovani ma non li mette alla prova, qual è la cosa più bella che state sperimentando quindi in questo progetto? Allora, la cosa più bella che stiamo sperimentando è la bellezza del trasferire un sapere che è di decenni qui in Belleli, cioè un mestiere, a una nuova generazione di ingegneri. E la cosa più bella è senz'altro il fatto che 21 di loro che hanno finito il corso e sono stati inseriti nell'ambito di un quadro gestionale di ingegneria di 60 persone, evidentemente sono un grande spunto di freschezza e sono anche un grande sprone alle persone che ci sono già in azienda a involucrare questi giovani nel cuore dell'azione. Quello che ovviamente stiamo dicendo ai giovani che alla fine sì sono ingegneri, sì sono ingegneri magistrali, sì hanno avuto la possibilità di cominciare a lavorare, ma l'unica cosa che li può portare avanti nella vita è un impegno e una dedizione feroce al lavoro e alla crescita professionale, perché solo con questo impegno l'opportunità a cui sono stati, cui hanno avuto la possibilità di avere arriverà a buon frutto. E il frutto per loro sarà anche e soprattutto un frutto per l'azienda. Grazie davvero a queste tre aziende. Non è facile di questi tempi trovare aziende che ci accolgono. Grazie veramente, è stata una bellissima esperienza questa sera. Speriamo però di poterci organizzare presto anche con le nuove visite aziendali. Insomma, noi vogliamo attivarci di nuovo con un confronto tra imprenditori perché è sempre molto molto più produttivo. Abbiamo parlato di memoria, però badate bene, è altro della nostalgia. Chi è nostalgico guarda indietro, mentre chi ricorda ha lo sguardo fisso nel futuro. Abbiamo parlato di famiglia, che è altro dall'immobilismo. La mancata crescita è una critica che ci sentiamo fare da chi spesso non è mai entrato in un'azienda. La famiglia è in continuo movimento perché crede nel valore del lavoro e non ragiona sul giorno dopo, ma sul dare un futuro lungo e felice all'azienda. Abbiamo parlato di futuro che si costruisce ogni giorno, non cedendo mai allo sconforto, ma investendo sui giovani in azienda che sono il vero carburante dello sviluppo. Mi accorgo ora che per la prima volta non ho parlato dei problemi del paese, ma però abbiamo raccontato tantissimi punti di forza delle nostre grandi imprese. È importante farsi un'iniezione di entusiasmo e di passione, ma soprattutto dopo un periodo come questo è fondamentale tornare al bello dell'impresa, che è la vera sfida del nostro futuro.